L'arbitro di questo match è il 41enne lussemburghese Roger Philippi. Ci hanno detto che parla italiano e intanto sono partite. Jonk sulla destra per Orlando, da questi a Bergomi. Assenze di rilievo nella formazione nerazzurra, come Schillaci, non ancora recuperato da Bagnoli. Bagnoli che non potrà disporre per quasi tutta la stagione di Berti. Non c'è Shalimov, non c'è nemmeno Panchev, quarto e quinto straniero in questa occasione, e nemmeno Davide Fontolan, a cui il tecnico nerazzurro ha concesso un turno di riposo. Inter che ha superato nel primo turno, come ricorderete, i rumeni del Rapid di Bucarest, 3-1 a San Siro con tripletta di Bergkamp, 2-0 a Bucarest con reti di Battistini e Jonk. Piuttosto sorprendente l'iniziale cammino dei ciprioti, che hanno perso contro il VAK, una squadra ungherese, all'andata per 2-0, ma poi hanno rimediato alla grande, 4-0 a Limassol con due reti di Krizmarevic e gol di Šepović e Spolarić. Paganin verso Sosa, 5 difensori per i ciprioti, mentre ora Tramezzani attacca sulla sinistra, opera questo traversone, Bergkamp prova a staccare dell'anno, qualche disguido in area di rigore dell'Apollon. Sosa a cercare lo scatto di Orlando, la presa è del portiere Cristofi. Manovra a centrocampo l'Apollon, perdendo poi il possesso della palla. Ecco Manicone vicino a lui, l'olandese Jonk, che ritorna in squadra dopo due turni trascorsi in tribuna, due turni di campionato. Due minuti dall'avvio, sempre 0-0. La panchina dell'Inter, vicino ad Abate, portiere di riserva, ci sono Massimo Paganin, Ferri, Bianchi e il giovane della primavera, Veronese. Attacco sulla destra portato da Elia. Krizmarevic lo ferma nella corsa dell'anno. Ecco Jonk. Si fa vedere sulla destra Bergomi, l'olandese prova a servirlo in profondità, insiste il capitano nerazzurro, ma riesce solo a procurare un rinvio da fondo campo a beneficio degli avversari. Ricordiamo che il ritorno si disputerà a Limassol il 3 novembre prossimo. Confronto sicuramente inedito fra Inter e Apollon. Da capitan Bergomi a Battistini, libero della difesa nerazzurra, che in campionato non subisce reti da 406 minuti. Orlando attaccato da Šepović. L'allenatore dell'Apollon è un tedesco, si chiama Ferner, ha 52 anni. Ecco Bergkamp, sottoposto già ad una rigida marcatura. Arriva Manicone, Jonk, si smarca Bergkamp, preliminari di questo match, sempre fermo sullo 0-0, ancora dell'anno, non ci arriva Manicone, imposta per gli avversari Cristofi, sono tre i Cristofi presenti nella rosa dei 16, dal portiere Michalis al numero 7 Crisostomos, al numero 15 Cristofis. Dell'anno Jonk, Bergkamp lo marca da vicino Ioannou, attacca Krizmarevic sulla destra a beneficio di Spoljaric. Ciprioti che si fanno vedere ora con Iosifidis, deve arrivare dell'anno a toccare poi per Zenga, puntata offensiva dell'Apollon,
Bergkamp, manicone, si fa vedere Jonk che riceve sulla sinistra, un'occhiata al centro, dribbling a cercare poi la possibilità della conclusione verso la porta di Cristofi. Ed è ancora Jonk a chiudere sul numero 4 Ioannou. I bookmaker inglesi assegnano una quota impossibile per l'eventuale superamento del turno dell'Apollo, vale a dire 33 contro 1. Questo la dice lunga sulla considerazione che in Europa nutre questa formazione cipriota, appunto. Magnoli comunque ha catechizzato i suoi a dovere alla vigilia, non sottovalutiamo l'impegno, massima concentrazione e soprattutto un po' di gol in vista di un ritorno tranquillo. Opera questo traversone Šepović, capocannoniere del campionato nella scorsa stagione, campionato di Cipro naturalmente, con 25 realizzazioni. Bergkamp, manicone, Sosa, anticipato da Haralambos, si fa vedere dell'anno, Bergkamp in posizione regolare, il pallonetto ed è superato l'estremo difensore cipriota Cristofi e per l'olandese è la quarta realizzazione in questi primi tre turni di UEFA. Quindi Bergkamp che apre le marcature, rivediamo il tocco di testa dell'anno, non fa molta fatica a piazzarsi al limite dell'area, a superare con questo delizioso pallonetto Cristofi per l'1-0 dell'Inter. Inizio in scioltezza per Bergkamp e compagni. Manovra ora Iosifidis. Ci sono 5 nazionali ciprioti in questa formazione, con la quale la nostra nazionale ha un recente e non bel precedente, ricordiamo un 1-1 nell'83 proprio a Cipro dell'anno. In profondità per lo scatto di Bergkamp, prova ad organizzarsi la retroguardia dell'Apollon. Wim Jonk, Battistini, assediato Bergkamp, la finta verso Sosa, e insistiamo col dire che l'Inter fa dell'Accademia ai 16 metri senza cercare in effetti lo specchio della porta avversaria. Orlando, il cross puntuale per Battistini, Sosa, palla buona, grande occasione fallita dall'uruguaiano che dovremo rivedere fra qualche istante dopo 32 minuti. Eccola il cross di Orlando, stacca Battistini, si sistema la palla sul petto Sosa e poi la mira non è delle più felici. Rinvio un po' maldestro dell'estremo difensore dell'Apollon, rimedia in qualche modo Ioannou. Dell'anno, manicone, lo attacca da dietro Krizmarevic. Dell'anno la finta di Jonk per Bergomi che sale sulla tre quarti avversaria. Bergkamp, ancora una finta e poi c'è un tocco con la mano da parte di un difensore dell'Apollon. Rivediamo. Eh sì, è stato Ioannou ad interrompere in pratica l'azione offensiva nell'azzurra. Posizione ideale per il piede sinistro di Sosa. C'è anche Jonk alle sue spalle, vicino a lui dell'anno.
barriera che tarda ad arretrare. Tutto è pronto. Breve rincorsa di Sosa con l'esterno e la palla viene, è stata in effetti deviata da un uomo in barriera. Rivediamo. Angolo nerazzurro affidato a Dell'Anno. Sosa, minuti di gara 35, sempre 1-0 a favore dell'Inter con la rete di Bergkamp, raggiunto ora dal colpo di testa di Battistini, cerca di aggiustarsi il pallone ma ritarda l'esecuzione e dà modo poi alle difese avversarie di liberare. Spogliaric, Iosifidis, pallone che giunge a Battistini, il quale allarga sulla destra a beneficio di Angelo Orlando. C'è anche un po' di incitamento per la formazione di Bagnoli, che comunque non sta giocando un buon calcio, con Sosa che prova ora a farsi perdonare toccando per Bergkamp. Si cercano molto i due, ma spesso con fraseggi quasi impossibili. Ecco le indicazioni di Dietelm Ferner, 52enne tecnico dell'Apollon di Limassol. Da Jonk ad Antonio Paganin. Si fa vedere Battistini, da questi ancora per Paganin, ma nessuno va vicino a cercare il triangolo. Dell'Anno, Bergkamp, Battistini, lontani dalla porta di Cristoffi. Sosa, il tunnel, poi il pallone in direzione di Tramezzani. Iosifidis in qualche modo calcia lontano, ecco Jonk. Orlando che perde l'equilibrio, contatto con Elia. Tramezzani, il pallonetto a seguire destinato a Sosa, e preda dell'estremo difensore dell'Apollon Cristoffi. È uno dei cinque nazionali ciprioti presenti nell'Apollon. La miseria di un gol e soprattutto di una conclusione pericolosa è tutto quanto l'Inter è riuscita a fare in 38 minuti, con gli avversari che si sono disposti in maniera semplice, non sono per niente cattivi. Prova Bergomi il traversone, ha rinviato di testa Yangudakis. Dell'Anno, Manicone, Jonk, ancora Dell'Anno. Riparte l'Inter, lo fa con Battistini, ancora Jonk. Bergkamp, Sosa a seguire ancora per Bergkamp, da questi ad Orlando, Bergkamp dal limite e il piatto destro non causa gravi pericoli a Cristoffi. Si fa vedere Jonk, guadagna però il pallone a Yangudakis, spallata di Dell'Anno, giudicata fallosa da Filippi, il direttore di gara lussemburghese.
rivediamo. Kriz Marevic oltre la linea laterale, i collaboratori di Filippi sono Poggi e Schack. Redarguito il numero 10 Iosifidis, qualche protesta. Battistini segue Bergomi, qualche metro più a destra nella corsa, ecco ancora Bergomi. Dell'anno Jonk, Battistini, il cross dalla tre quarti, la risposta di Iosifidis, pallone che si è impennato, poi ancora Battistini, finisce a terra Orlando, il fallo però lo ha commesso il numero 7 nerazzurro. Quarantesimo nel corso del primo tempo, un Inter non certo esaltante conduce questo match grazie al gol realizzato da Dennis Bergkamp dopo 6 minuti. L'anticipo pulito da parte di Halalambus su Sosa. Trotterella dell'anno e poi va a premere sull'acceleratore Jonk. Triangolo offensivo formato da Dell'anno, Sosa e Bergkamp. Ancora Jonk. Dell'anno, lo scatto di Orlando sulla destra. Coprono bene sulle fasce i ciprioti. Manicone, scatta Bergkamp. Poi c'è questo svarione di Ioannou, non ne approfitta l'olandese. L'opportunità se la vuol creare Spogliaric. Iosifidis, Kriz Marevic. L'apertura sulla sinistra per Jan Gudakis. Continuano a tener palla i giocatori dell'Apollo. E Bagnoli è impassibile sulla propria panchina. Tarda ad uscire Zenga e Bergomi è costretto a questo salvataggio, fra virgolette, sull'attacco portato da Kriz Marevic. Rivediamo. E in effetti è una squadra, quella nerazzurra, che dimostra di non avere la tensione, la mentalità giusta per affrontare avversari sicuramente inferiori sul piano tecnico, ma che stanno comunque reggendo per demerito nerazzurro senza dubbio il confronto. Bergkamp, Elia, pescato Kriz Marevic, prova a superare Battistini, arriva Paganin, uno scontro quasi frontale fra i due difensori nerazzurri, Tramezzani, il rinvio, arriva Manicone, calcia verso Sosa, poi Tramezzani che entra deciso su Elia, il quale rimane a terra. Rivediamo. Ecco Bagnoli, scuote la testa. Siamo quasi in chiusura di prima frazione, 44esimo minuto. Sta quasi soffrendo di più il tecnico tedesco dell'Apollon
Ferner. Eccolo qua. Iosifidis si sovrappone Elia e riceve puntuale, fuori gioco. Non abbiamo visto un cross da fondo campo da parte nerazzurra in questi primi 45 minuti, insomma un primo tempo da dimenticare. Vedremo se nella ripresa cambierà qualcosa, soprattutto nel modo di affrontare questa partita. Battistini. Bergkamp. Possibilità del tiro, il sinistro, il rimpallo sulle caviglie di Jan Gudakis. Sosa. Manicone. Bergkamp. Bergomi. Sbilanciato forse al momento del cross. Siamo già in fase di recupero. È pronto alla battuta il 35enne libero Jan Gudakis, mentre vedete come si agita Ferner. Lo stacco di Manicone. Tramezzani. Messo giù. Il tocco di Tramezzani per Battistini. E c'è il fischio di Filippi negli spogliatoi, con l'Inter in vantaggio per 1-0. Il gol di Bergkamp dopo 6 minuti. Un primo tempo sicuramente da dimenticare. Nuovamente in campo per la ripresa Inter e Apollon, con l'esiguo vantaggio dei primi 45 minuti determinato dalla segnatura di Bergkamp al sesto, e poi un primo tempo veramente da tragedia, con i nerazzurri ora crediamo impegnati a dare una spallata a quanto di brutto hanno fatto vedere appunto nella prima parte di questo match. Il lungo lancio di Manicone non vi sono. Una rapida occhiata, sostituzioni né da una parte né dall'altra, quindi per l'Inter confermato lo schieramento dei primi 45 minuti, vale a dire con Zenga, Bergomi e Tramezzani, Jonk, Antonio, Paganini e Battistini, Orlando, Manicone dell'anno, Bergkamp e Sosa. Il rilancio di Haralambus, lo stacco di Paganin, il tocco di Tramezzani. La rimessa in gioco affidata al numero 2, Elia. Prova a cercare compagni smarcati. Forse c'era un cambio nella rimessa dell'anno. Prova ad andare in pressing. Manicone ancora verso dell'anno. Rimedia in qualche modo Haralambus. Il tocco verso il portiere Cristofi. Il serbo Spoljaric verso il cannoniere Cipovic. Pittas. Insiste l'Apollon, lo fa con Iosifidis, si inserisce poi Manicone che accenna al rinvio. Bergkamp a disturbare il capitano Jan Gudakis, che tocca sulla sinistra a beneficio di Johan Nuel, il marcatore dell'olandese, l'angelo custode dell'olandese, che sinora ha posto un solo sigillo in questo match. Sono già 4 comunque le sue realizzazioni in Coppa UEFA per quanto riguarda i primi turni. Protegge la palla Bergomi e chiama in causa poi Zenga, che è dovuto intervenire nel primo tempo una sola volta su una conclusione del limite di Krecmarevic. Tramezzani. Si va a liberare Manicone,
ancora Yangudakis, il pressing di Sosa, Cristoffi, invio corto, sufficiente però per poter mettere nelle condizioni l'altro Cristoffi, vale a dire Crisostomos Cristoffi, di subire poi un fallo. Paganini, Manicone, lo scatto di Sosa, un'occhiata in giro, vede Bergkamp, il tocco corto e l'anticipo sull'olandese. Sosa, ancora Bergkamp, si porta troppo avanti il pallone, quindi l'intervento di Paganini in anticipo. Tramezzani, Dell'Anno a puntare Elia, lo supera Sosa verso Jonk, lascia sfilare poi il cross di Orlando con destinazione Cristoffi. Quarto minuto della ripresa, 1-0 per l'Inter nel match di andata del secondo turno di UEFA. L'iniziativa è di Yangudakis. Jonk a cercare Sosa, un liscio, Sosa è anticipato da Cristoffi, poi Dell'Anno a cercare ancora l'uruguaiano ed è bravissimo sull'anticipo Haralambos, che si porta ora sulla tre quarti di campo avversaria, lo rimonta Dell'Anno. Battistini, la sovrapposizione di Bergomi dalle parti di Angelo Orlando che riceve. Ecco Bergomi, chiama compagni vicino a sé, scatta Manicone, Jonk preferisce l'appoggio laterale a beneficio di Paganin. Ecco Manicone, ancora per Paganin, molto elaborata la manovra nerazzurra con lo scatto di Sosa verso Bergkamp. Un rimpallo, prima lo favorisce, poi la sfera giunge addirittura sui piedi di Battistini. Scatta Jonk, Sosa, Jonk, buon lavoro sulla tre quarti, poi arriva Orlando, ma non ci sono, vedete, spazi per affondare. Poliaric, ecco Krizmarevic, quasi al limite, palla sul sinistro, il corpo di Bergomi e buon baluardo. Battistini, l'azione ora sulla sinistra condotta da Tramezzani, si smarca Bergkamp, ancora una serie di bisticci a centrocampo fra i nerazzurri e il pubblico fischia. Cepovic, conclusione nettamente fuori bersaglio ed è la seconda volta che un attaccante avversario, rivediamo, cerca la conclusione sorpresa dalle parti di Zenga. La panchina nerazzurra è formata da Abate, che è il portiere di riserva, da Massimo Paganin, da Ferri Bianchi e dal giovane Veronese. Smarcato Elia, insiste nella sua azione, giunge Dell'Anno a chiudere il corridoio che si era aperto davanti al difensore dell'Apollon. Bergkamp, Sosa, Jonk, questi è Orlando, molto arretrato Sosa, accenna lo scatto Bergkamp, servito ora quasi al limite, una serie di finte, ottimo il gioco di gambe dell'olandese. Jonk non passa l'Inter. Orlando
e poi sbaglia e chiede scuse immediatamente all'olandese che cercava di ritornare l'opportunità al compagno del settore di destra. Paganin dell'anno, ecco Bergkamp, troppo solo, non c'è nessun aiuto, va a liberare o a cercare di farlo Sosa, imposta Spogliaric. Apollon che con molto giudizio sta chiudendo ogni possibile varco per le puntate offensive nerazzurre, che però verticalizzano poco. Dell'anno non riesce ad andare in via in dribbling a Iosifidis. Battistini, Bergomi, Orlando messo giù da Crisostomos Cristofì. La punizione assegnata all'Inter quando sono trascorsi 9 primi dall'inizio della ripresa. È pronto Sosa. Stacca dell'anno, poi Bergkamp in area. Ancora per Sosa, il tocco morbido, Battistini mette nei pressi dell'area piccola, l'anticipo perfetto di Aralambus su Jonk. Paganin dell'anno, Manicone, Tramezzani, Sosa in area, colpo di testa di Ioannou, insegue poi e recupera il pallone Orlando. Jonk ancora per Orlando, il fraseggio sulla tre quarti. Sosa, scatta Bergkamp, servito in profondità dal uruguaiano, difende il pallone Bergkamp dall'attacco dei due avversari, non resiste però al rinvio successivo di Iosifidis. Lungo il tocco, il passaggio di Battistini, il tocco di Tramezzani, disturba Ioannou Bergkamp, protegge il pallone olandese e poi Manicone da una ventina di metri per il doppio intervento di Cristofì. Ecco inquadrato Manicone, rivediamo la sua conclusione, ha cercato in effetti la porta, ben piazzato l'estremo difensore dell'Apollo, che in effetti non ha dovuto sino a questo momento sbrigare un lavoro di altissima qualità. Mentre ora il collega Franco Zuccalà ci porta, ci aggiorna sui dati di questa serata relativi al pubblico pagante e all'incasso relativo. 12.211 paganti per poco più di 300 milioni. E ricordiamo anche che a 00:20 su Rai 2 ci sarà un'edizione speciale di questo mercoledì di Coppe dell'anno, e probabilmente ci sta quantomeno il calcio di punizione, la spallata e la spinta successiva di Iosifidis, rivediamo, fanno sbilanciare dell'anno che poi cade in area, azione fallosa comunque a mio giudizio avvenuta fuori dagli ultimi 16 metri. Insiste Manicone, Sosa presa un po' in controtempo la difesa cipriota, vediamo che combinano i nerazzurri. Smarrita anche questa opportunità. Sosa, spazi stretti, Bergkamp, Jonk, palla sul destro, cerca l'angolo opposto a quello di tiro, la finta poi di Sosa, non scaturisce alcun effetto, palla ancora in possesso di Capitan Bergomi, lo scambio con Bergkamp, ancora Bergomi, fa fatica a girarsi, spazi ristretti,
Tramezzani, insiste l'Inter, 7 minuti al termine, il cross, stacca Bergkamp, centrale però la conclusione di testa dell'olandese. Il pallonetto verso Sosa, che aggancia bene, poi si libera grazie ad un liscio anche di Elia, mette in mezzo Bergkamp, aggancia, ha due avversari di fronte a lui, cerca il dribbling, Bergomi, fermato, Dell'Anno, perde palla. Pittas. Yangudakis, lo va a disturbare Bergkamp, poi c'è questo rinvio un po' maldestro di Ioannou, svetta a manicone. Ad un primo tempo veramente inaccettabile sul piano dell'impegno complessivo, ha fatto seguito una ripresa leggermente positiva. Rimangono però le difficoltà di fondo di una squadra che veramente ha faticato, sta faticando, non riesce a trovare la porta avversaria, al cospetto di avversari certamente determinati, ma lo ribadiamo ancora una volta, tecnicamente inferiori. Paganin. Sosa, messo giù, forse c'erano gli estremi per il fallo, si prosegue, scatta il numero 8 Spogliaric, lo insegue Orlando, Bergomi va a chiudere il possibile inserimento di Krecmarevic. Tramezzani ha cercato di dare respiro soprattutto sulla sinistra, Jonk vicinissimo a Dell'Anno, cerca di andarsene in velocità, poi viene fermato dal tackle di Pittas. Recupera Jonk. Tenuto in campo il pallone dallo stesso Pittas. Ancora Jonk. Sullo slancio va a travolgere il numero 3 cipriota, che ora accusa una botta al ginocchio sinistro. E l'arbitro Filippi lascia intervenire la panchina dell'Apollon, ma fa segno agli stessi giocatori ciprioti che dovrà recuperare il tempo perduto. Il ritorno si giocherà allo stadio Zirion di Limassol sull'isola di Cipro, uno stadio che può contenere circa 25.000 spettatori, sicuramente più di quanti sono confluiti questa sera a San Siro, 12.211 paganti, e sarà sicuramente soddisfatto per come sono andate sinora le cose l'allenatore Ferner. Sta preparando il primo cambio, si sta scaldando ai bordi il numero 14 Tsolakis, un attaccante. 42 e 30 secondi nel corso della ripresa, dopo 6 minuti il gol di Bergkamp pareva fosse prologo ideale per una partita sicuramente più divertente, così non è stato. Bergomi, Battistini, a saltare il centrocampo, a cercare Bergkamp, quindi Jonk, Iosifidis, Yangudakis, svetta Paganin, Bergkamp,
un tramezzani che non ha capito le intenzioni del compagno. Ancora un colpo di testa di Battistini, manicone, prolunga in direzione di Dell'Anno. Sosa, messo giù. Un solo ammonito nelle file cipriote. Fa arretrare la barriera Filippi ed ora i giocatori dell'Apollon segnalano il possibile cambio non consentito. Dell'Anno a cercare Bergomi, segnalato una posizione di fuorigioco dello stesso Bergomi, l'arbitro non se n'è accorto, concede l'angolo all'Inter. E il cambio ora, anzi due, vediamo con il numero 14 Tsolakis, con il numero 13 Sofocleus. Un difensore, un attaccante, vediamo chi esce. Il numero 10 Iosifidis. E poi un claudicante cipriota. Dovrebbe trattarsi di Cristofi, numero 7. Pochi istanti al 45esimo, l'arbitro dovrebbe recuperare ancora qualche secondo. Dell'Anno, Battistini, è clamoroso l'errore sotto misura del libero nerazzurro che ha proprio cercato lo stacco vincente. Rivediamo da questa angolazione, pennellata di Dell'Anno, Battistini, lo stacco sopra tutti e scheggiato il palo. Rimane l'1-0 di Bergkamp dopo 6 minuti. Siamo in recupero. È così Ioannou che sparacchia fuori. Complicata anche l'operazione di recupero del pallone. Sosa, Bergkamp, Orlando, Battistini effettua il cross, ancora Haralambus, Orlando palla a terra, si impossessa poi della sfera il nuovo entrato Sofocleus, poi c'è un fallo assegnato a manicone e non finisce in gloria questa serata per la formazione nero-azzurra, che dopo un anno di purgatorio, ricorderete la scorsa stagione non disputò nessuna Coppa Europea, già deve soffrire al secondo turno e dovrebbe affrontare la trasferta di Limassol con un solo gol di vantaggio. Messo giù Sosa, si prosegue Ioannou, due minuti e mezzo di recupero e c'è il fischio, il triplice fischio del signor Filippi oltre a quelli innumerevoli dei tifosi presenti a Meazza. L'Inter supera solo per 1-0 l'Apollon di Limassol, squadra cipriota. Il gol di Bergkamp al sesto minuto.